Tutto in sella, una mostra molto bella perché si presta a tantissime letture. Beh, ci sono i 100 anni di Bartali, è un'occasione storica che per gli appassionati del ciclismo trovano la possibilità di leggere le sue avventure, frammenti della sua vita sportiva, ma anche una bicicletta originale del 1949. Però anche un modo di guardare un po' allo sviluppo tecnologico di questo mezzo. Abbiamo dalle biciclette più antiche dell'inizio del secolo scorso alle tecnologie attuali per capire anche come è cambiato nel tempo. Abbiamo frammenti di storia, come la bicicletta è entrata a far parte anche della dimensione della Prima Guerra Mondiale, oltre alla dimensione sportiva. Ma poi c'è tutto un altro ragionamento che è molto sorridente in merito alla mobilità sostenibile, al bello di utilizzare la bicicletta come strumento anche sociale per fare delle escursioni, ad esempio sulle nostre splendide piste ciclabili. Poi noi siamo molto orgogliosi perché abbiamo un rent bike qui accanto e quindi possiamo dire con orgoglio che è il primo museo con un rent bike allegato, e quindi pensare di poter proporre una visita al museo, una visita alla città in bicicletta, o una visita al museo e un'esplorazione del territorio, o una visita a un altro museo più lontano, come ad esempio Rovereto, attraverso le piste ciclabili, ci sembra un bel modo di promuovere l'idea: venite in Trentino, venite a Trento, visitate il museo, perché ci sono tante cose da fare, anche quella di prendersi una bicicletta e farsi una bella scampagnata.